Novella Limite, finalista di questa seconda edizione di Bulli e Pupi Art Contest, complimenti! Grazie, sono felicissima, cosa posso dire, emozionata come al solito. Scrittrice e regista teatrale, pensate che lei ha vinto dalla postazione regia, salendo sul palco semplicemente per presentare i protagonisti di quelle che sono le sue opere, di quello che è il frutto del suo talento, della sua creatività. Vuoi ringraziarli pubblicamente, immagino? Come no, ringrazio tutti. Guardate, scrivere non è una cosa facile, lo dico veramente. Io poi ci metto il sangue, lo faccio con grande passione e vedere che questa cosa viene recepita mi fa veramente piacere. Grazie anche agli attori. Assolutamente, grazie a questi attori strepitosi, ripeto i nomi, Giuditta Manganoni, Enrico Lombardo, Valentino Pesati, che provengono dalla mitica scuola di teatro di Beppe Buzzi. Pensate che onore aver avuto questi attori sul palco di Bulli e Pupe, il nostro piccolo Bulli e Pupe diventa grande grazie a queste presenze. Allora, la finale... c'è qualcosa, bisogna portare qualcosa di nuovo, che cosa preparerai? Guarda, anche stavolta mi cogli alla sprovvista perché come al solito io non pensavo di andare in finale e ci penserò, cercherò di preparare qualcosa di veramente degno per l'occasione. Sono curiosissimo, grazie mille Novella e complimenti. Grazie a voi veramente di cuore. All'interno di un ristorante e la tua proprietaria è... Luisa, interpretata da Giuditta. E la mamma giustamente vuole assicurarsi del fatto che il nuovo fidanzato abbia tutte le carte in regola per la figlia. E poi vediamo che cosa succede. Tutti gli uomini che si scende mia figlia hanno qualche scheletro nell'armadio. C'è stato il predatore sessuale, il mantenuto, quello con il vizio del gioco e perfino un bigamo, Parli, ora che ne ho la possibilità. Qual è il suo segreto, Me lo vuole dire? Che cosa ha da nascondere? Ma io non ho niente da nascondere. Non sarà mica omosessuale. Cosa le viene in mente, signora? Non tergiversi, Ma io sono etero, eterosessuale purissimo. Maschio alfa dominante. Non sono scordi. Mio figlio non si fa dominare da nessuno. Però... preso da sua madre, A meno che lei non abbia mentito. Ma io non mento mai, come Superman. Solo un megalomane si paragonerebbe a Superman, E poi, a voler ben vedere, Superman non mente quando si trasforma, ma quando è Clark Kent lo fa in condizione. Altrimenti sarebbe costretto a rivelare la propria identità a Lois Lane. Ho visto il film del cinema di Bosch. Ah, bene, allora, niente piatti a base di criptonite. E mi pare, qualcuno mi chiama, qualcuno cerca di me. Vado, ho bisogno di mondo, ho bisogno di Superman. Torniamo alle prese il cuoco e l'aiuto cuoco. Il cuoco pecca un po' di narcisismo a volte, come vedrete anche nella scena a cui assisterete. E l'aiuto cuoco è straniero, è bulgaro e sogna di aprire un ristorante in Italia tutto suo. Il cuoco è un artista, un poeta dei sapori, un pittore del gusto, un musicista della squisitezza. Chi assaggia le mie vivande vive di una musica armoniosa. E io che bella patata e scozza cosa? Ma diciamo che tu sei l'aiutante che prepara i colori nella tavolozza. Nonna Dobromira, grande donna bulgara, dice: Vladi, sei in gamba. In Italia tu diventa molto ricco e sei orgoglio di nostra famiglia. Poi tu apri grande ristorante. Da Vladimiro, grande ristorante bulgaro, ma tu devi insegnare a Vlad. Sì, ok. Intanto per cominciare, aiutami con il cappello del prete, ok? Impiattalo tu, per favore.
Ma scusa, perché mi guardi con quell'aria smarrita? Il cappello del prete nel piatto. C'è cappello di prete nel piatto? Ma cosa hai capito? No, no, non hai capito. Ho detto cappello, non capello. Tu ha detto cappello di prete in piatto. Ma sì, ma intendevo cappello. È quello che io ho detto, cappello di piatto di prete. Ma non cappello in piatto del prete, cappello del prete nel piatto. E io cosa ho detto? Cappello in piatto di prete. Ma vuoi chiudere quella boccaccia? E ascoltarmi una buona volta. Nel piatto del prete c'è un cappello, e cioè nel cappello del prete c'è un piatto. Nel piatto del cappello. Ah! Non togliere il cappello, dentro cadono i cappelli degli altri di fondo. Aspetta, Vladi, riproviamo. Ah! Questo è un capello con la P. Questo è un cappello con due P. Capello, cappello. È chiaro? Adesso? Sì, tutto chiaro, chiaro come olio. Ma no, ma no! È liscio come l'olio, non chiaro. Cosa è liscio? Il capello è liscio? Ma il piatto è pulito, io non vedo neanche niente dentro il piatto. Ma per forza, il piatto vuoto è vuoto perché il cappello del prete è ancora nella padella. E tu perché non hai detto subito? Ora io prendo il padella e taglio il cappello. Vladimir, sei l'aiutante più sveglio e deficiente che io abbia mai avuto nel mio ristorante. Vai giù.